Continuano le celebrazioni per il Premio Europa alla città di Faenza. L'8 novembre al Teatro Masini sarà nuovamente il turno dei giovani a raccontare che cosa ha rappresentato e che cosa è oggi l'Europa per loro. Eredità, controcorrente, il titolo della serata a cui parteciperà lo scrittore Oliviero Pontedipino per raccontare attraverso storia, frontiere e paure il vecchio continente in contrapposizione alle spinte anti-europeiste. Eredità Controcorrente è una serata portata a teatro da tre giovani faentini con la compagnia di Oliviero Pontedipino, conduttore radiofonico Rai. Una serata in cui vogliamo ricordare il coraggio e l'impegno che Faenza mise in campo e che gli permise soprattutto di ricevere il premio Città d'Europa, quindi un premio in cui riconosceva l'impegno europeista di una Faenza nel 68, quindi un 68 anno ovviamente di manifestazione, di crisi, di ribellione, e abbiamo voluto allora fare questo parallelismo anche storico tra 68 e 2018. Quest'anno è molto alto, credo che l'Italia sia il paese con il più alto tasso di europeismo, diciamo, diffuso tra i cittadini, e quindi è una città, Faenza, che deve essere invogliata ancora a lavorare sui temi dell'Europa, a credere in questa Europa, a volerla migliorare e cambiare ovviamente in bene. Una serata all'interno della quale appunto Tommaso racconterà la storia dell'Europa. Tu invece sotto quale punto di vista affronterai l'argomento? Io mi occuperò di frontiere, frontiere intese come divisioni, tutto quello che dal 68 ad oggi ha messo in relazione sia Faenza sia l'Europa in termini di divisione, di dogani, di confini, sia mentali che materiali. E la volontà è quella di raccontare piuttosto che esporre, partendo anche dal punto di vista personale e dalle esperienze personali. Vedere come da 50 anni a questa parte la nostra storia si racchiuda all'interno di linee che siano sia appunto reali o percepite. Frontiere, confini, purtroppo fa rima anche con paure. In che senso? Paure, paure del diverso. Io riprenderò le riflessioni poste da Tommaso e Davide collegandomi a uno sviluppo storico e concettuale, quindi confini mentali di chiusure e aperture, storico in quanto passa il tempo, cambia la forma, ma non la sostanza. E quindi porrò l'accento sulla paura del diverso, sul perché in una società storico-culturale sempre più cosmopolita ogni cittadino è sempre più individualista, ha sempre paura del diverso e quindi c'è un muro reciproco che non ci permette di andare oltre i pregiudizi, andare oltre ai significati, andare oltre alle possibilità.